Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della vita che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti e che ci sostiene nel nostro cammino con la forza dello Spirito, sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Sorelle e fratelli, all'indomani del grande giorno della risurrezione, in questo lunedì dell'Angelo ci ritroviamo nel nostro Camposanto per intonare l'Alleluia Pasquale per e con i nostri cari defunti. Alle donne che si presentarono al sepolcro per imbalsamare Gesù, due uomini in abiti sfolgoranti dissero: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Questo è il meraviglioso annuncio che da 2000 anni risuona nel mondo. Questo è il centro della nostra fede, il nutrimento della nostra speranza, la fiamma ardente della nostra carità. La morte è stata vinta per sempre. Oggi, in questo luogo di silenzio e di lacrime e di dolore, desideriamo far risuonare ancora questo annuncio. Cristo è risorto, Cristo è vivo. La morte non può più farci gioco di noi. La paura, la sua arma più temibile, non ci può più sconfiggere. Oggi siamo qui tra i nostri cari non per cercare dei cadaveri, delle ossa, dei miseri resti, ma per incontrare delle persone vive che sono incamminate verso la gioia del paradiso. Per questo, con loro e per loro, cantiamo l'Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levar del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrata nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocefisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto». Essi uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È bello e significativo che proprio in questo giorno successivo alla Pasqua ci ritroviamo in questo luogo tanto caro alla nostra memoria, luogo di nostalgia, luogo di ricordi, luogo anche di preghiera e di sofferenza, di lacrime sparse, ma è il luogo che più di ogni altro ci dice la nostra fede nel risorto. Noi veniamo qui in questo luogo non tanto per cercare, per venire a trovare appunto dei morti, ma delle persone vive. Noi veniamo qui perché sentiamo i nostri cari vivi. È l'amore che sgorga dal nostro cuore a dirci che sono vivi, che sono nelle braccia di Dio. Allora ci è sembrato giusto, e ringrazio per questo anche l'amministrazione comunale che ha reso possibile questo evento, mi è sembrato giusto nel giorno successivo alla Pasqua, che è Pasqua, perché per 8 giorni noi celebriamo la Pasqua, in questo giorno venire qui a condividere con i nostri cari defunti, a nome vostro, a nome di tutti, a condividere con loro la gioia dell'Alleluia Pasquale, la gioia della Pasqua. E allora noi, a nome di tutti, davvero vogliamo pregare e intercedere per i nostri cari che stanno andando, stanno raggiungendo la loro Pasqua eterna. Per questo diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
morti a causa del coronavirus, in modo particolare per quanti si sono prodigati per il bene degli altri, medici, infermieri, operatori sanitari, religiosi, donne e uomini di buona volontà, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che sono morti da soli, senza il conforto degli affetti più cari, e per quanti non hanno avuto delle esequie cristiane, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i membri della nostra comunità parrocchiale che sono morti a causa del Covid-19 o che abbiamo sepolto solo con una semplice benedizione. Alba Rottoli, Walter Boselli, Maria Elena, vedova Felisari, Lidia Balconi, vedova Amici, Luigi Libero Tadioli, Rosario Gentile, Pierina Bassi, vedova Taravella, Rosolino Mazzani, Giuseppe Tarletti, perché il Signore, misericordioso e buono, li accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che riposano in questo camposanto, i nostri familiari e amici, i benefattori della parrocchia, i sacerdoti e religiosi che l'hanno servita, i defunti di questi ultimi mesi, quanti mai vengono ricordati. Per tutti ci sono un posto accanto al Dio della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi, perché ogni volta che ci rechiamo al Camposanto, professiamo la nostra fede nella risurrezione e non ci lasciamo abbattere dal dubbio e dal dolore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Uniamo tutte le nostre preghiere nell'unica grande preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto, o Padre, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione dai morti del tuo Figlio Gesù, a una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te, per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra preghiera, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su ciascuno di voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Regina celestare, alleluia, qui a quel mero esti portare, alleluia. Resurrexit secud dixit, alleluia, ora pro nobis.
Deus, alleluia.